i 15 euro meglio spesi del 2020. Ma prima iscrivetevi al canale e cliccate sulla foto insieme a campanella, così rimanete sempre aggiornati sui nostri video. Quindi benvenuti su Gaming Galaxy e oggi torniamo bambini. Worms Rumble, il gioco meno pesante e meglio riuscito del 2020, escludendo ovviamente Cyberpunk. Perché sì, Cyberpunk 2077 è ovviamente meglio, anche se non l'ho ancora giocato perché deve uscire il 10. Oggi è un pochino prima. Ora, io sono un boomer, ho 35 anni, ho giocato a tutti i Worms usciti nella storia dell'umanità e sinceramente mi mancavano i vermi assassini, ma sono tornati e questo gioco è il male. Bisogna essere veramente boomer per apprezzare sto giochino, ma è di un divertente epico. Fai schifo? Chi se ne frega? Sei bravissimo e chi se ne frega uguale, l'importante è prendere ammazzate in faccia altri vermi o farli saltare con le granate sante. E quanto sono belle le granate sante. Ci sono tre modalità di gioco, semplicissime: Deathmatch, che è quella che state vedendo in video ora, che è la mia preferita, in cui 33 vermi si sparano all'impazzata cercando di fare più danni e uccisioni possibili. La modalità squadre, e se non si è in tre, ovviamente è meglio evitare, in quanto ti capitano sempre, come in tutti i giochi col matchmaking, quelli che ignorano totalmente cosa significhi il giocare di squadra o stanno fermi aspettando di essere uccisi. E poi c'è la modalità ultimo verme, che è la modalità Battle Royale, la più difficile, niente respawn, solo vermi che saltano fino a far rimanere il re indiscusso. Che altro dire? E niente, è Worms. Ragazzi, è Worms, no, non so se avete capito. Siete dei cazzo di vermi che sparano con armi improbabili ad altri cazzo di vermi. È Worms. È divertente soltanto da spiegare questa cosa. Chi non l'ha mai giocato, ovviamente, vi consiglio vivamente di spendere questi 15 euro perché ne vale veramente la pena. È un giochino che li vale tutti, se non anche 30, secondo me. È un giochino molto divertente per i boomer, ovviamente, ragazzi, avete Worms, cioè, non so se era il 1995, 96, 99, 2000, ne sono usciti così tanti che oramai ci ho perso il conto. Comunque è degli anni 90 sto gioco e l'hanno ritirato fuori, l'hanno rispolverato, l'hanno rimesso in piedi. Funziona alla grande, è divertentissimo e niente, avete 15 euro, compratelo, non ve ne pentirete. Veramente, non avete un cazzo da fare, aprite, fate due partite, ridetevi, divertite, chiudete e siete soddisfatti. Bene, direi che videino corto, ci vediamo in game ovviamente, spero di uccidervi se state giocando a Worms. Ah, ricordatevi che è anche cross-platform, quindi potete giocarci in realtà da dove volete, dalla Switch, da Xbox, PlayStation, PC, praticamente ovunque. E niente, GG a tutti quanti.